parlato dell'esigenza di non inventarsi coperture fasulle per le spese dello Stato. Suggerimenti sempre utili, grazie. Il Presidente dà sempre suggerimenti saggi, ma credo che la manovra sia seria. Riuscirete a dare risposte certe ai comuni, alle regioni, per gli enti locali? Abbiamo già fatto, forse il segno più importante di questa manovra è proprio il miliardo che si mette sul patto di stabilità, che era una richiesta dei comuni molto forte, lo sa bene il sindaco Merola, e il miliardo di euro che metteremo sulla service tax, sulla tassa per i servizi locali, quindi il governo metterà a disposizione un miliardo. Inoltre abbiamo lavorato molto con gli enti locali e le regioni per evitare i tagli alla sanità, quindi dal punto di vista di regioni ed enti locali per la prima volta i comuni non hanno tagli negli ultimi anni e questo insomma nelle condizioni date è comunque un successo. La ripresa è a portata di mano? La ripresa è vicina, questo non risolve i problemi, non è il segno più sul PIL che risolverà i problemi dell'occupazione dei giovani. Però certamente dobbiamo guardare con più ottimismo la nostra economia e anche le nostre capacità.